intanto una grossa responsabilità, insomma, di contenere un intervento di mezz'ora almeno in un quarto d'ora. Intanto buongiorno a tutti, mi presento brevemente, io lavoro in ISPRA, in particolare nelle attività ispettive, faccio parte di quel gruppo di sfortunati, prendo l'aggettivo da Alfredo, che lavorano appunto sulle attività ispettive presso gli impianti di competenza statale soggetti al rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale. La presentazione di oggi riguarda appunto l'attività che è stata svolta in questi due anni da gruppi di lavoro del sistema agenziale che ho coordinato. Permettetemi, prima di passare effettivamente elencarvi quali sono state appunto, qual è la struttura di questo rapporto, di indicare quali sono state in realtà, qual è stata la storia che ha portato poi alla redazione di questo documento. La storia che riguarda appunto il lavoro di due gruppi di lavoro del sistema agenziale, in particolare il primo che ha steso la linea guida, e quindi vi mostrerò come la linea guida è stata definita, per arrivare poi alla redazione del rapporto controlli ed alcuni contenuti che prenderò appunto dal documento. I due gruppi di lavoro del piano triennale infatti sono appartenenti a due aree principali del piano triennale dell'SNPA, che sono il gruppo di lavoro 32 appartenente all'area 5, che ha avuto il compito di creare appunto degli standard di metodologici, ovvero di creare quella che sarebbe stata la linea guida per la redazione di questo rapporto controlli. Ricordiamoci appunto che è il primo rapporto controlli a livello di sistema. E successivamente, adesso delle linee guida, il gruppo di lavoro che invece ha raccolto i dati e quindi ha progettato il documento che stiamo mostrando oggi. Sappiamo appunto che l'obiettivo del piano triennale qual è stato inizialmente nel 2014? Quello di cercare di armonizzare una serie di tematiche che a livello di sistema erano più che altro rendicontate in modo diversificato. Sappiamo appunto che i controlli a livello di sistema sono sempre esistiti in variate molteplici tematiche, che riportiamo sinteticamente qui soltanto alcune, però le modalità con le quali queste tematiche sono state rendicontate per ogni agenzia ma anche in istituto sono state sempre diversificate. Quindi la scelta del piano triennale qual è stata? Quella di cercare di armonizzare appunto i contenuti in merito alla reportistica che veniva posta al pubblico, in particolare in materia di controlli, e quindi cercare di creare dei gruppi di lavoro che esponessero quindi all'esterno, a un pubblico che poteva essere un pubblico variegato dal cittadino al parlamentare, e effettivamente quali erano le attività svolte dal sistema e anche quali erano effettivamente, qual era lo stato dell'ambiente. Successivamente, una volta diciamo istituiti i gruppi di lavoro, la scelta del gruppo iniziale è stata quella di capire su quale tematica ci si doveva concentrare. Chiaramente un primo rapporto che esponesse tutte le attività di controllo svolte dal sistema diventava una cosa esagerata e anche di difficile gestione come prima analisi. Quindi si è concentrata l'attenzione su due tematiche che sono quelle che a livello di impatto sul territorio e anche l'impatto dal punto di vista ambientale sicuramente rivestono nel sistema, anche per l'elevato impegno che tutte le agenzie hanno messo in campo per il controllo, sono appunto le tematiche riguardanti i controlli presso gli impianti AIA, appunto soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, e gli impianti SEVESO. Ora colgo qui l'occasione per fatto un piccolo schema per ringraziare tutti i partecipanti a questi due gruppi di lavoro, il gruppo 32 che è stato appunto istituito e che è costituito da 9 agenzie per quanto riguarda i gruppi di lavoro diciamo più ristretti, quindi le agenzie più ristrette che hanno poi redatto la linea guida, con poi l'aiuto, l'ausilio e la condivisione ultima della rete di riferimenti costituita da gran parte delle agenzie sul territorio, ma in particolare quindi i rappresentanti che sono qui menzionati. Quindi colgo l'occasione per rinnovare il ringraziamento. Mentre invece il gruppo di lavoro 38, che poi effettivamente ha raccolto i dati, è in realtà costituito da una rete di referenti che prende sostanzialmente tutte le agenzie, perché tutte le agenzie si sono dovute impegnare per rendicontare e per riportare ad ISPRA i dati relativi ai controlli svolti.
Ora, qual è stata sostanzialmente l'attività del gruppo di lavoro? Considerate che l'attività del gruppo 32 è partita a febbraio 2015, quindi ad esito dell'approvazione del piano operativo di dettaglio, ed è iniziata, diciamo, con un treno già in corsa, nel senso che comunque avremmo dovuto rendicontare le attività di controllo, senza, diciamo, organizzarci prima per la raccolta e l'elaborazione dei dati. Quindi in prima istanza è stato, diciamo, inviato come ricognizione di informazioni a tutte le agenzie un questionario che cercasse di capire come ci si organizzava a livello di ciascuna agenzia per rendicontare le attività di controllo. C'è stata poi una valutazione del questionario da parte di ISPRA e una proposta successiva al gruppo di una struttura di rapporto, che poi è stata condivisa all'interno del gruppo e successivamente anche con la rete dei riferimenti. E gli step successivi appunto sono l'approvazione dal Comitato Tecnico Permanente al Consiglio Federale. Un rapido cenno a quelle che sono state le richieste partite con il questionario a tutte le agenzie, e sostanzialmente qui ne riporto alcune, le principali, cioè se a livello di ciascuna agenzia esistesse una reportistica periodica in materia di controlli AIA e SEVESO, sia statali che regionali, se questa fosse consolidata o comunque finalizzata a quale tipo di comunicazione, esterna oppure interna all'agenzia stessa, quali fossero effettivamente i destinatari finali, se esisteva all'interno dell'agenzia un database interno per pianificare e programmare l'attività di controllo e se, per esempio, le non conformità che le agenzie riscontravano nell'ambito dell'attività ispettiva fossero comunicate esternamente o mantenute all'interno dell'organizzazione interna dell'agenzia. E in ultimo anche il numero di impianti AIA e SEVESO presenti a livello regionale, sia regionale appunto che statali, per capire qual era il numero con il quale ci andavamo a confrontare, per capire anche quanti dati avremmo avuto da rendicontare in un rapporto. E l'esito di questo questionario è stato che abbiamo avuto 13 risposte da parte delle 21 agenzie. Consideriamo che quello è stato un periodo in cui, con la partenza di tutti i gruppi di lavoro, i questionari sono stati moltissimi, e quindi, diciamo, già è un buon risultato aver avuto la risposta da 13 agenzie. Le restanti informazioni le abbiamo recuperate andando a visionare direttamente i siti internet delle agenzie mancanti, quindi per capire se c'era o meno una sorta di pubblicazione esterna. Da questo prospetto vedete che per quanto riguarda le agenzie regionali e per quanto riguarda i controlli regionali, la maggior parte delle agenzie non pubblicano esternamente o comunque sul sito i risultati o comunque le attività ispettive effettuate, perché sostanzialmente non è che non le fanno chiaramente, ma le rendicontano all'autorità competente attraverso comunque l'invio di relazioni visite in loco o comunque attraverso anche annuari di dati ambientali, mentre invece la restante parte pubblicano sul proprio sito attraverso rapporti annuali di dati ambientali o direttamente pubblicando le relazioni delle visite in loco. Chiaramente chi ha pubblicato, comunque viene a quel momento, l'ha pubblicato in modo diversificato, con diverso grado di dettaglio. Quindi ci sono appunto quelle agenzie che pubblicavano impianto per impianto gli esiti dell'attività ispettiva, quindi impianto specifica, ad agenzie invece che rendicontavano semplicemente come dato aggregato un numero di controlli svolti. Sicuramente c'è una differenza fra AIA e SEVESO, ma nel 2015 in particolare gran parte delle agenzie non sono state interessate dall'attività di controllo perché appunto la Regione non ha pianificato, non ha legiferato in tal senso per lo svolgimento dei controlli. Per quanto riguarda invece l'ISPRA, le modalità di reportistica che sono state implementate per lo più sono state pubblicate a livello sia di sito ISPRA che di sito dell'autorità competente attraverso il rapporto annuale dei controlli che viene inviato annualmente all'autorità competente da parte del gruppo ispettivo appunto che si occupa delle AIA statali, con una descrizione che chiaramente è impianto specifica, oppure attraverso l'annuario dei dati ambientali che ISPRA pubblica annualmente, dove c'è un capitolo dedicato al numero di impianti vigilati, alle visite ispettive condotte e al numero di non conformità. Gli impianti, per quanto riguarda invece la rendicontazione SEVESO, e sappiamo come ci ha accennato anche il collega
Fabrizio, e appunto ISPRA ha il compito, appunto, come membro della commissione ispettiva, di inviare gli esiti delle visite ispettive all'autorità competente, per l'invio poi successivo all'autorità di controllo, che è il Comitato Tecnico Regionale, e poi chiaramente anche come supporto al Ministero per predisporre la comunicazione triennale alla Commissione Europea e quindi in merito agli esiti della programmazione. Ora, sulla base dei risultati di questo questionario, appunto inviato a tutte le agenzie, prendendo a riferimento quelle che sono le normative, sia tecniche e quelle le prendiamo come dato di fatto, ma prendendo a riferimento anche la normativa in merito a quella che è la informazione trasparente, quindi andiamo dal decreto 33 trasparenza al testo unico ambientale, che prevedono appunto che ci sia un'accessibilità totale alle informazioni della pubblica amministrazione, ma anche alle informazioni relative proprio agli aspetti ambientali, e quindi di pubblicare anche quelle che sono le tipologie di controllo sulle imprese in modo dettagliato ma anche facilmente comprensibile, in previsione nell'ottica di un sistema nazionale a rete. Ricordiamo che nel 2014-15 ancora non era stata emanata la legge del 132, in sinergia poi con alcuni dei gruppi del sistema del piano triennale, che hanno lavorato al fine di appunto rendere al massimo pubblica e comunque visionabile l'informazione ambientale del sistema nazionale, si è cercato di creare appunto un format che rendesse al pubblico esterno quanto più dettagliata l'attività di controllo svolta dall'agenzia, in modo, diciamo, diverso rispetto a quello che era stato compiuto fino allora e che era presente per ogni singola agenzia. E quindi la macrostruttura che è stata proposta al gruppo di lavoro ad esito di queste attività è stata quella di riportare appunto tre macro temi. Il primo macro tema, come vedete dalla slide, riguardava appunto le risorse umane e economiche che ogni agenzia mette in gioco per effettuare le attività di controllo. Sono le risorse umane ed economiche di cui ci aveva parlato prima Sturzi. Poi un altro capitolo, un altro macro tema riguardava invece i controlli AIA, quindi le visite ispettive ordinarie e straordinarie condotte a livello appunto di ciascuna agenzia, con l'indicazione, facendo un passo in più, quindi andando più nel dettaglio, delle non conformità rilevate, che a seguito poi della legge 46, come tutti sanno, sono state differenziate in base appunto alla sanzione da erogare appunto da amministrative e penali. Un'altra informazione che si è deciso appunto di proporre era quello di indicare anche l'attività di campionamento ed analisi nelle diverse matrici ambientali che venivano svolte appunto da ogni agenzia nell'ambito delle visite ispettive e le eventuali non conformità riscontrate. Un altro macro tema è appunto la SEVESO, ma diciamo che gli aspetti sono sostanzialmente gli stessi: le verifiche ispettive condotte, ordinarie e straordinarie, con indicazione delle prescrizioni e delle raccomandazioni che venivano impartite nell'ambito della verifica del sistema di gestione della sicurezza. Quali sono state però le problematiche emerse a seguito appunto di questa proposta? Che sostanzialmente, essendo un treno che partiva praticamente con un'attività che partiva con un treno in corsa, le tempistiche sarebbero state molto ridotte rispetto appunto alla raccolta dei dati e all'elaborazione, perché appunto si trattava di rendicontare un'attività del 2015 senza che i dati relativi ai controlli fossero stati diciamo, catalogati e elaborati ed archiviati in modo idoneo alla presentazione di un rapporto con questo tipo di informazioni. Poi chiaramente anche il problema relativo al personale che doveva essere impegnato per effettuare questo tipo di attività di raccolta, personale che comunque a livello anche dei gruppi di lavoro è personale sostanzialmente impiegato nelle attività ispettive, quindi questo tipo di ulteriore attività sicuramente sarebbe stata onerosa. Ed anche un altro aspetto legato al fatto che la specificità degli aspetti che dovevano essere rendicontati, appunto gli aspetti che si era proposto di rendicontare, era piuttosto elevata e quindi molto specifico, difficilmente recuperabile in poco tempo. Un'assenza di struttura sistematica e informatizzata chiaramente creava diverse perplessità, soprattutto in base a queste tematiche che vedete sotto: le risorse, le attività di campionamento, che sono tutti dati che per chi
ha molti, molti impianti da gestire, quindi molte attività di controllo effettuate, sono tutti dati che da recuperare sarebbe stato di difficile compito. Quindi, ad esito della discussione gruppo di lavoro, siamo giunti comunque a determinare diciamo, l'andare avanti di cui ci parlava prima anche Franco, e quindi la linea guida poi è stata pubblicata a seguito anche di approvazione chiaramente da parte del gruppo di lavoro e della rete di riferimenti nel Consiglio federale di marzo 2016 ed è stata pubblicata, la trovate sul sito ISPRA a questa voce. Diciamo, l'esito era: riportiamo comunque tutte queste informazioni dettagliate e le agenzie che per motivi diversi si trovano in difficoltà a recuperare tutti i dati lo faranno presente o comunque riporteranno all'interno del capitolo della specifica agenzia, riporteranno i dati che riusciranno a raccogliere. A conclusione dell'attività di redazione della linea guida si è partiti subito con l'attività del gruppo di lavoro che avrebbe dovuto raccogliere i dati. Quindi in un tempo brevissimo, da marzo approvazione linea guida, da marzo 2016, si è passata la raccolta dei dati e tra giugno e ottobre del 2016 sono stati inviati ad ISPRA i dati, sono stati successivamente valutati e predisposto un capitolo dedicato per ogni agenzia. Chiaramente questo con un confronto continuo tra ISPRA e i referenti di ogni singola agenzia per predisporre al meglio e in modo quanto più omogeneo e uniforme i dati che erano stati raccolti. C'è stata poi una condivisione tra il gruppo di lavoro nel dicembre 2016, il documento è poi passato all'approvazione del Comitato Tecnico Permanente a febbraio 2017, al momento è in attesa di essere approvato da parte del Consiglio di Sistema, quindi ecco perché non sta girando come documento, diciamo, pubblico, perché ancora siamo in attesa dell'approvazione. Ora, passando più nel vivo del documento, vi riporto com'è la struttura. 5 minuti. 5 minuti. Pensavo di essere stata velocissima, invece no. Allora, la struttura, vado velocissima, adesso entriamo nel vivo, è costituito da 29 capitoli. I primi 6 sono capitoli introduttivi del lavoro svolto, dei criteri, le modalità di programmazione, delle tipologie di installazione, sono tutti, diciamo, capitoli tematici, comunque di cose che chi è del settore chiaramente conosce, però l'intento è quello di arrivare anche a chi questi aspetti non li conosce proprio appieno. Dai 6 capitoli in poi, dal sesto capitolo in poi, anzi dal settimo, vengono fuori appunto i vari capitoli, 2 relativi all'attività di ISPRA sugli impianti di competenza statale, quindi il 7 e l'8 sono impianti AIA statali, l'8 impianti SEVE soglia superiore. Dal 9 al 28 ci sono tutti i diversi capitoli delle agenzie che rendicontano appunto le risorse, le AIA ordinarie e straordinarie e le SEVE ordinarie e straordinarie. La struttura dei capitoli, quindi, è così come ve la espongo in questa slide. Abbiamo ogni capitolo, quindi abbiamo Abruzzo, Basilicata, insomma, fino a tutte le agenzie, con un sottoparagrafo che riporterà appunto le risorse umane e finanziarie che sono state dedicate per l'anno 2015 in particolare all'attività di controllo sia AIA che SEVE. Queste sono le risorse di cui alcuni esempi li faceva vedere prima Franco, poi c'è il capitolo sui controlli installazioni AIA e il capitolo sui controlli installazioni SEVESO. Nello specifico, i capitoli AIA e i capitoli SEVESO riportano poi questi altri due macrotemi, diciamo, le visite ispettive ordinarie e straordinarie. In un caso avremo l'evidenza della programmazione delle attività ispettive per l'anno di riferimento con la data di effettiva esecuzione. Un'altra informazione la diamo sulla distribuzione territoriale degli impianti nella regione. Un'altra informazione poi la daremo sugli esiti delle visite ispettive, quindi con quel dettaglio relativo alle non conformità amministrative e penali. E in ultimo le attività di campionamento svolte per l'anno di riferimento nei diversi impianti e gli esiti. Le visite straordinarie chiaramente ripercorrono più o meno il concetto, l'unica differenza è che chiaramente non c'è una programmazione, avremo solo una data di controllo e viene anche evidenziata chi è stata, diciamo, qual è stato il committente che ha appunto richiesto l'effettuazione di un controllo straordinario.
e anche qui l'attività di campionamento. Analogamente per gli impianti Seveso, per i controlli Seveso, avremo verifiche ispettive ordinarie e straordinarie con programmazione e data, distribuzione territoriale, anche in questo caso degli impianti presenti nel territorio regionale, l'esito dei controlli, ovvero il numero di prescrizioni e raccomandazioni impartite. Ora, adesso diciamo, vi do un rapido esempio di quei macrotemi e microtemi inseriti nei vari capitoli. E ho estratto da diversi capitoli regionali, non me ne vogliono le agenzie che non sono qui inserite, ma siete tante, quindi ne ho prese alcune. Questo è un esempio di un prospetto di programmazione, visite ispettive ordinarie. Questo è il caso della Sicilia. Questa tabella è solo un estratto della lunga tabella dei controlli svolti. Come vedete, in questo caso, ma in tutti i casi, soltanto in questo prospetto viene indicata la ragione sociale dell'impianto il cui controllo è stato programmato nell'anno. E quindi avremo appunto l'indicazione impianto specifica con l'ubicazione, quindi la provincia, la categoria di appartenenza rispetto all'allegato 8 del 152 e riferimento all'effettuazione di campionamenti e analisi nelle diverse matrici ambientali. Quindi abbiamo riferimento se sono stati condotti i controlli campionamenti e analisi in atmosfera o nelle acque reflue, nei rifiuti o in altra matrice, quale può essere il rumore, quale può essere le acque sotterranee o la radioattività. Quindi questo è un esempio. Questo invece è un altro esempio di distribuzione territoriale, nel caso della Lombardia, come vedete c'è una ripartizione rispetto alla provincia e quindi abbiamo l'indicazione del numero di impianti presenti nelle sei categorie dell'allegato 8. In questo caso c'è anche un dettaglio sulle categorie 6, come vedete, insomma, gli impianti sono notevoli, la Lombardia detiene il maggior numero di impianti a livello nazionale, in particolare di impianti anche appartenenti alla categoria 6. Questo è un altro esempio di distribuzione territoriale invece dell'ARPA Puglia e dell'ARPA Lazio. Anche in questo caso vedete la distribuzione a livello provinciale con l'indicazione provincia per provincia del numero di impianti presenti e differenziati anche per categorie di attività. Questo invece è un altro esempio degli esiti, come sono stati, diciamo, come sono schematizzati gli esiti dell'attività ispettiva. Vedete qui la scelta è stata mirata a evidenziare le non conformità, sempre differenziate per amministrativo e penale, non riferendosi allo specifico impianto, quindi facendo, diciamo, una sorta di dato aggregato rispetto alle non conformità riscontrate nella generica categoria attività energetiche. È stata una scelta iniziale primo, insomma, per una questione di privacy, secondo perché avremmo avuto un documento non solo di 400 pagine, ma di più. E anche perché probabilmente indicare la non conformità relativa allo specifico impianto potrebbe essere anche un'informazione fuorviante e riduttiva, perché la non conformità riscontrata dovrebbe essere anche associata poi all'ottemperanza a quello che è stato poi la prescrizione, diciamo, comunque le azioni migliorative che l'ente di controllo o l'autorità competente per la diffida ha impartito. Quindi sono non conformità come dato aggregato differenziate per amministrative e penali, sempre in funzione delle ispezioni ordinarie svolte. Questo invece è un caso di differenziazione delle non conformità rispetto alle matrici ambientali. E non tutte le agenzie hanno riportato questo livello di dettaglio, in questo caso probabilmente anche il numero di impianti aiuta poi a recuperare un certo tipo di dati, però anche qui insomma ci si possono comunque fare delle valutazioni successive e sono indicate appunto sempre per categoria il numero di non conformità di tipo amministrativo, il numero di non conformità di tipo penale differenziate per le diverse matrici ambientali. Questo invece è come abbiamo rendicontato, un esempio di come abbiamo rendicontato l'attività di campionamento e analisi, questo è il caso della Toscana. Come vedete, sempre differenziando per categorie di attività, sono state indicate per ogni matrice ambientale il numero di campioni
che hanno impegnato appunto i laboratori che sono stati effettuati presso appunto gli impianti AIA di competenza sempre regionale, e le non conformità che sono state riscontrate ad esito appunto delle analisi condotte, con un totale, con il rispettivo totale che vediamo qui evidenziato. Questo invece è un caso delle visite ispettive straordinarie. Anche in questo caso abbiamo l'indicazione dell'impianto che è stato ispezionato con visita ispettiva straordinaria, se sono state effettuate delle attività di campionamento e analisi, e la data poi dell'effettivo controllo. Abbiamo poi, come qui il caso appunto che vi dicevo prima, sono state indicate gli esiti delle attività ispettive straordinarie, sono associate alla committenza appunto che ha dato il compito appunto di effettuare la visita ispettiva straordinaria. E quindi qui è riportato per singola categoria di attività e sono indicati il numero di ispezioni straordinarie condotte, la committenza, ovvero se sono state richieste dall'autorità giudiziaria o competente oppure per segnalazione di emergenze locali, e quindi le non conformità di tipo amministrativo e penale associate a queste categorie di attività. Passando invece alle attività ispettive Seveso, anche in questo caso il tema è sempre quello: si ripropone la programmazione, la data di effettivo controllo e la distribuzione sul territorio regionale delle diverse categorie di attività differenziate per singola provincia. E questo invece è un esempio di come sono state rendicontate il numero di prescrizioni e raccomandazioni ad esito di ogni visita ispettiva, ad esito comunque dell'attività ispettiva, anche in questo caso riportando il dato aggregato. Non per impianto, ma dato aggregato rispetto alla tipologia di installazione, comunque di stabilimento. Sono riportate appunto le raccomandazioni per ogni elemento gestionale e le prescrizioni per ogni elemento gestionale. Concludo, diciamo, questo è un prospetto cumulativo di alcuni dei dati che sono indicati nel rapporto. Come vedete, qui abbiamo la rendicontazione regione per regione del numero di impianti AIA presenti, statali e regionali, il numero di visite ispettive AIA ordinarie condotte, statali e regionali, e AIA straordinarie, sempre statali e regionali, analogamente per gli impianti Seveso. Un primo dato, chiaramente, lo prendiamo dal numero di impianti regionali AIA, che sicuramente è un dato considerevole, associato anche al numero degli impianti statali. Chiaramente c'è una differenza notevole rispetto agli impianti statali, ma chiaramente questa è dovuta anche sia alla vastità del territorio delle varie regioni, sia al fatto che comunque le categorie di attività ricomprese tra quelle di competenza regionale sono un numero maggiore rispetto a quelle indicate nell'allegato 12. Già soltanto gli impianti di gestione dei rifiuti sono un numero considerevole rispetto invece agli impianti di competenza statale, che non ricomprendono queste tipologie. Andando invece a vedere chi detiene più numero di impianti, sicuramente la Lombardia, seguono poi l'Emilia-Romagna e il Veneto. E invece dal punto di vista degli impianti statali, la Sicilia è quella che detiene il maggior numero di impianti. Se vogliamo poi fare una valutazione su tutti gli altri dati, chiaramente a livello di visite ispettive già c'è un dato riferito all'Emilia-Romagna, che nel 2015 ha condotto diverse, insomma, ha condotto un bel numero di ispezioni. Però quello che vorrei, diciamo, sottolineare che questi dati devono essere visti non da soli. Si rischierebbe appunto di focalizzare l'attenzione solo sul numero, su chi è stato più o meno bravo in quell'anno di riferimento. In realtà queste devono essere associate a tanti altri dati che invece sono presenti nel rapporto, ovvero le risorse impegnate, la tipologia anche di impianti che sono presenti per regione, perché magari abbiamo una regione che detiene un elevato numero di impianti di categoria 6, stiamo parlando quindi di cartiere, di allevamenti, di impianti tessili, che magari dal punto di vista di impatto sull'ambiente sicuramente possono essere meno critici rispetto a tanti altri. Non da meno anche l'aspetto programmatorio.
che essendo diversificato, perlomeno nel 2015, era diversificato rispetto invece a quello che abbiamo avuto nel prosieguo, sicuramente questo anche comporta una disparità, un livello di pianificazione, di effettivo raggiungimento degli obiettivi diverso da regione a regione. E consideriamo anche il numero di visite ispettive straordinarie, che comunque se già vedete nella tabella, sono, insomma, diciamo che negli impianti regionali sono un bel numero. Sappiamo che le visite ispettive straordinarie forse da un certo punto di vista impegnano maggiormente perché si focalizzano comunque su alcuni aspetti principali. Per quanto invece riguarda gli impianti Seveso, più o meno il numero di attività di soglia superiore e di soglia inferiore sono praticamente analoghe. E sostanzialmente perché non cambia la categoria di impianto di installazione che viene posta al controllo, ma cambiano soltanto le quantità di sostanze pericolose presenti. E, altri aspetti chiaramente li abbiamo già sviscerati prima, il numero di controlli svolti differenziando appunto tra AIE e Seveso, abbiamo già evidenziato appunto i controlli di Seveso sono un numero nettamente minore nel 2015, anche sostanzialmente perché non ci sono state legiferazioni precise da parte delle regioni che le hanno pianificate, anche purtroppo per assenza di risorse economiche più che altro. E quindi a conclusione di questo lavoro, che comunque è stato piuttosto intenso, se vogliamo diciamo riassumere quali sono state le criticità del lavoro svolto, direi che è un lavoro che è stato complesso per i ridotti tempi che abbiamo messo a disposizione per effettuare appunto l'attività sia di redazione linea guida che di poi raccolta dati. Insomma, in 2 anni siamo riusciti a fare un bel po' di cose e soprattutto per l'assenza di adeguati supporti informatici adeguati sia per raccogliere che per archiviare che poi elaborare tutti questi dati. Ora sostanzialmente non cambierà per quest'anno perché siamo già con il treno partito, perché comunque dovremo raccogliere i dati del 2016 senza aver avuto il tempo di predisporre o comunque di cercare un supporto informatico che ci possa essere di maggiore aiuto. Un'altra criticità che si è riscontrata è sicuramente legata al grado di uniformità delle informazioni. Purtroppo abbiamo avuto, diciamo, un buon grado di uniformità tra un'agenzia e l'altra, però dovremmo raggiungere, diciamo, l'ottimo grado di uniformità, sia perché vorremmo avere tutte le agenzie riportate nel rapporto controlli, ma già sappiamo che con il prossimo rapporto saremo tutte, ma anche il fatto di riportare in modo uniforme tutti i dati. Vedrete che in alcuni casi non tutte le informazioni si è riusciti a raccoglierle, proprio per quei problemi che vi avevo rappresentato prima. E poi anche, diciamo, di cercare di raggiungere un grado di trasparenza maggiore. Perché i dati comunque riportati non c'è stato modo di indicare quale fosse la fonte e quindi cercare di migliorare anche in questo senso. Sicuramente un risultato positivo è stato quello di aver raggiunto un buon grado di, anzi neanche un ottimo grado di sinergia con tutte le agenzie. Quindi, nonostante le perplessità iniziali manifestate nell'ambito del primo gruppo di lavoro, diciamo che il riscontro è stato positivo da parte di tutti e c'è stata una collaborazione piena. Poi sicuramente il documento è perfezionabile, è migliorabile, ma riteniamo insomma di aver raggiunto un buon obiettivo nella trasparenza di quelle che sono state le attività svolte dal sistema nel 2015 e di aver cercato comunque di raccogliere e diffondere i dati ambientali in un modo speriamo più semplice e comprensibile da parte di tutti. Certamente le prospettive per il futuro è quello sì, di individuare un supporto che ci aiuti nell'acquisizione dei dati, probabilmente di semplificare alcune informazioni. Si sa che il primo documento è sempre un documento prova, però la sfida è stata questa di riuscire a di cercare comunque di portare a termine il lavoro e quindi di semplificare alcune informazioni e poi di cercare semplificando di magari riportare alcune informazioni che possono essere più
più rilevanti, ad esempio quelle relative alle verifiche condotte ai sensi della legge del 2015 sui reati ambientali, oppure l'inserimento di altre tipologie di controllo. Chiaramente stiamo parlando molto in prospettiva. Quindi garantire anche una tracciabilità del dato, in particolare riferimento alle modalità di calcolo delle risorse umane e finanziarie, e quella uniformità che insomma tendiamo tutti a raggiungere. Io direi che con tutti questi obiettivi l'unica cosa che posso dire è cercare di cominciare a raccogliere i dati dell'attività 2016, perché il lavoro sarà piuttosto lungo. Quindi, intanto buona lettura e ho finito.